Parodi Fai Frontalieri, stamattina una coda incredibile dalle 6:30 in circa, poi la situazione si è sbloccata. Sì, fortunatamente sono andato a dialogare con la responsabile della gendarmeria e fortunatamente ha avuto la comprensione e c'è stata un po' di tolleranza. Del resto non era possibile che le autocertificazioni nuove sono uscite ieri sera alle 22 e questa mattina alle 5 alle 6 le persone le avevano su di loro. Ora fortunatamente la coda è smaltita, si riesce a passare, devo dire grazie alla gendarmeria francese. Cosa chiedono adesso i francesi per accedere in Francia? Chiedono una dichiarazione da parte del datore di lavoro dove, con un tanto di timbro dove si dichiara che la persona è un lavoratore. Cioè adesso c'è di nuovo il problema che tra Monaco e Francia ci sono diverse, ancora non è tutto omologato, insomma voi frontalieri che dovete lavorare a Monaco è ancora peggio. No, non è tutto omologato. Tra l'altro, ieri sera ha parlato a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto e ha installato un coprifuoco a partire da sabato. Quindi chi lavorerà la sera dopo le 18, anche lì ci sarà bisogno di un'altra autocertificazione per quanto riguarda il Principato.